Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Come potete vedere, i gemelli stanno andando a scuola. Io sono sempre Shagas e abbiamo partecipato al funerale di Grace. Oh, che tristezza. Comunque noi torniamo in game e il Natale è quasi tolto, cioè devo togliere le decorazioni esterne che non le abbiamo tolte ancora. E l'albero di Natale, per il resto abbiamo tolto tutto, le renne, le rennette, le rennine, cazzi vari. Comunque, l'albero è rimasto perché praticamente Grace ha lasciato gli ultimi doni, infatti possiamo scegliere di aprire i doni con, ed è quello che faremo dopo quando i ragazzi torneranno, e poi disferemo l'albero e se poi riesce a prendere 10 festeggeremo anche il loro compleanno e così, con questi episodi possiamo dare inizio alla vera e propria challenge con la nostra seconda matriarca. Ragazzi, io non posso stare qui a parlare per ore sim, quindi ci vediamo quando loro tornano da scuola. Ok, finalmente ragazzi. Allora, fatemi vedere. Studentessa del liceo da 10. Studente del liceo da 10. Fantastico, oddio, non ce la faccio più. Dove vai, Paige? Paige, dove vai? Tu no, che tu che mangi la torta, che la torta ci serve. Fai un pisolino, no, lo so che sei stanca, lo so, però devi aspettare. A parte che sei piena di roba nell'inventario, io devo ancora mettere a posto. Comunque, no, fermi tutti, ragazzi, fermi un secondo. Allora, intanto vorrei dirvi che vostra madre vi ha lasciato dei regali. E quindi, fossi in voi, li aprirei. Che ne dite? Aprite i regali, gli ultimi regali che vi ha lasciato Grace. Quella Wow, scatola verde di Kakoya! solito sono Simoleon, ma non credo. Una scelta di Londra, di nuovo. E Paige. Un sellio. Ok, qui cosa possiamo fare? Prendi un dono di soppiatto e anche tu. Dai. Oh, non glielo fa fare. Che hai trovato? Capri, una ciotola per candele. Prendi di soppiatto un dono, Paul. Vai. Dai, uno per uno. Su, poi sono finiti, eh. Poi togliamo. Faccia. Poi togliamo tutto. Ok? E niente, Paige c'ha sonno, non c'è niente da fa. Non ci credo al letto della mamma. Ah no, ok, al bagno forse. Comunque, ragazzi, allora tolgo il Natale. Lei si sta dando la carica al bagno. E poi facciamo crescere questi ragazzi. Abbiamo messo a posto tutto, ho tolto le cose dall'inventario di Grace, infatti è stanca, e le ho fatto piantare altre piantine che aveva trovato. In realtà, se non sbaglio, cos'è sto coso? Sellio. Era Paul che c'aveva dei cosi, degli elementi, sì, esatto, ok, tiè. Glielo mettiamo qui. Allora, ragazzi, dobbiamo festeggiare il compleanno e non chiameremo nessuno, visto che è una giornata un po' meh, un po' così. Quindi facciamo altre scelte, apri. E prendiamo questa tortina e vaffanculo la tortina. Ok, perfetto. Anzi, la mettiamo sul tavolo. Poi chiamiamo lui. Svegliati, ti prego. Dai, vieni qui. Paige pure, vieni qua. Madonna, che tristezza sta famiglia, ragazzi. È una tristezza. Allora, ho bisogno che Paul mi soffia sulle candeline. No, Paige, no. Ho bisogno che Paul mi esprima un desiderio e Paige gli fa una foto. Scatta una foto. Ok. Due. Facciamone tre per sicurezza. Vai, Paul. Esprime un desiderio, diventa adulto. Olè! E Paul è passato di età. Grace ha spedito un regalo a Paul. Tieni d'occhio la posta, arriverà presto. Bene, ragazzi, vuol dire che Grace ancora è un po' tra noi. Comunque, andiamo a scegliere il tratto per Paul. Ultimo tratto random per lui. 3, 2, 1, via. Patatino, amante dei gatti. Diventerà un gattaro questo ragazzo mentre fa escursioni sul Monte Comere. Speriamo di no, perché sennò poi fa la fine del padre. Quindi non vorrei. Comunque. Basta, basta pensare a cose brutte, ok? Andiamo avanti. Ok, perfetto. Grace, Christian, Kate, Kylie hanno spedito un regalo a Paul. Ora, Paul, per favore, aggiungi le candeline per tua sorella, perché finalmente anche Paige diventa adulta. Tutti con gli occhi chiusi, ma va bene. Allora, prendiamo solo Paige. No, vabbè, dai, povero, sai, prendiamo tutti. Ok, grande. Hi Paige, anche tu diventi adulta. E niente, queste foto sono un po' meh.
Allora, dobbiamo scegliere l'ultimo tratto e metteremo amante della famiglia, così è sicuro che riesce a fare 230 figli. Ok, anche Paige è diventata giovane adulta. Gli abiti possiamo lasciargli questi, tanto poco male, insomma. Poi passiamo tutte le cose a Paige, quelle che ci servono almeno, tipo il progetto lo prendiamo, questo te lo vendo perché Paul non ti serve più, le medicine te le puoi comprare tranquillamente da solo. Poi Claudia ha spedito un regalo a Paige. Carina, è cresciuta, l'abbiamo vista prima. Riley, Claudia e Jay e June hanno spedito anche Kate, anche Chris. Tutti hanno tutti spedito un regalo a Paige e a Paul, tre persone solo. Però Paul, la madre, gliel'ha spedito. Cioè. Allora, visto che sicuramente avete fame, esatto, lui sta morendo, carino. Hai Paige, chiama a tavola e poi trasferiremo tuo fratello. Dio, Giba, non voglio dove vai? farlo, non voglio farlo, non voglio farlo. Voglio tenerli per sempre insieme, sti ragazzi. Sai, mangi? Sai, non essere triste perché ora tu avrai un sacco di cose da fare. Insieme a Paige, ovviamente. Niente, se ne va. Io ci volevo parlare. Ah, ok. Perfetto. Paul, amore, mangia. Mangia, ci parla lei. E anche lui però è molto triste, dai. Vantati della famiglia. Quale? Quella che a breve formerete. Formerà lei, tu, no. Tu volendo puoi rimanere, però non devi occuparti dei bambini, quindi. Dice Paul, frega cazzi, a me io ascolto la musica. Facciamo un glorifica ai vantaggi del vegetarianismo e cominciamo a prova a flirtare, no. Complimento deprimente, no, non si può fare, non si può fare. Altre scelte. Chiedi un consiglio. Chiedi un consiglio, va. Proviamo così. Paul, è inutile che tu te ne vai a letto. Tu adesso te ne devi andare, ti devo trasferire, quindi. Vai, per favore, riponi, Paige. Ok, ragazzi, allora io a lei intanto ripono la torta, le faccio fare una doccetta e poi la mando a letto. E bravo, Paul, scendi perché. Anzi, ti dirò di più, Paige. Dormi qua, puoi dormire qui. Ok, ragazzi, abbiamo trasferito Paul. Poi domani lo andremo a trovare alle brutte con Paige. Ora vediamo comunque. Lei è triste, quindi è tardi, è 1:40. Vattene a dormire che domani è un nuovo giorno e quindi inizio di una nuova vita, tesoro. Aie! Niente, non andare a dormire perché questa ha deciso che si deve intrufolare a casa mia. Altre scelte, maggiordomo, gestione, licenza. Perché mi mandi via, sai, ogni volta che io lascio questo lotto? Non sta bene come cosa, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Addio, signora. Oh, tanto non è mai un addio perché questa torna. Chiama per un maggiordomo. Voglio, sai dove sei che ci devo provare con te domani perché ora sono triste. Tra 12 minuti finisce tutto. Dai, chiedi un consiglio. Altre scelte amichevole. Altre scelte, vediamo cosa possiamo. Chiedi della sua giornata, anche se lui pure è triste, se non sbaglio. Esatto, siamo tutti molto tristi qua. Sai, come riesco a migliorare un po' questo mio momento brutto? Impara a conoscere. E prima di andare a dormire, ragazzi, partiamo in quarta. Vediamo se riusciamo a flirtarci. Ci flirtiamo e poi cambiamo subito discorso e gli raccontiamo una storia buffa. Lui però ci sta. Buono, però è a disagio, ma vabbè, vabbè, fa niente. Posa sexy per noi e altre scelte. Buffo di nuovo. Racconta una barzelletta spinta. Proviamo a vedere se funziona. Ho sentito un rumore strano. Di chi è sta barca? Boh, vabbè. Dai, ci stai, sai? Che ho bisogno che mi dai una mano a fare una cosa? Lo rallegriamo. E poi, romantico, offriamo una rosa. Perfetto, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Complimentati per l'aspetto. Digli, senti, sai, io sono cresciuta con te in casa, tu sei immortale, a quanto pare perché non cresci.
cresco io, ma te no. Eppure io sono sempre stata innamorata di te, non ho mai potuto dirtelo perché comunque ero una ragazzina, ma sappi che ho veramente un grandissimo debole per te. Tieni, una rosa. Spero che ti piaccia. Facciamo una fotina nel frattempo. Ci sta. Lei proprio è altro che Grace, lei proprio la faccia come il culo. Mi piace, mi piace. Ok, ragazzi, allora facciamo. Wow, guarda lei che ci prova da sola, non ci credo. No, ragazzi, vabbè. Dai, sei tutta la tua mamma, sei. Sei tutta la tua mamma. Io non c'ho parole. Allora, senti, sai, che ne dici di consumare, tipo? Non possiamo fare cose? Ma come non possiamo fare cose? Bacia sul collo? Forse dobbiamo aumentare la. Forse. Fai fichi fighi. Ma non possiamo farci figli figli? Io ora non so voglia di licenziarlo, poi richiamarlo e fare tutte cose. Quindi voglio farlo e basta. Ma non lo posso fare. Perché non lo posso fare? Perché non posso farlo? Fai fighi fighi, fai fighi complimenta, chiedi cose, professa amore eterno, fai tanti fighi fighi in tutti i modi, in tutte le salse, ma non c'è avere figli. E quindi l'unico modo che possiamo sfruttare è quello di licenziarlo. Aspetta che io ho cose da evolvere. E niente, lo licenziamo e niente, poi lo riassumiamo. Che ti devo dire? Tanto ormai ci piace averlo qui. O no? Non vi siete abituati? Non lo so, decidete voi, ragazzi. Io tanto comunque per questo episodio devo licenziarlo perché mi serve, sai. E decidete voi se riaverlo in casa o meno. Me lo scrivete qui sotto nei commenti. E strano, ma in questo caso ve lo dico anche qua. Mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate perché altrimenti puzzate. Ve lo dico, puzzate tantissimo se non lo fate. Proprio tanto, tanto, tanto. Comunque, basta cazzate. Se volete, potete. Anzi, mi fa pure un sacco piacere. Niente. Aspetta, la facciamo riprendere un pochino. Poi licenziamo lui e cerchiamo di avere un figlio con questo bellissimo maggiordomo che sta qui per un motivo. È stato qui tutto sto tempo per un motivo, altrimenti. Cioè, che ti abbiamo chiamato a fare? Sai, Chandran? Bah. Paige, è arrivata la posta! Dai, è arrivata la posta! Non amici, ho saputo l'amicizia con 600 dopo che ti ho licenziato. Dai, vieni a prendere la posta, voglio vedere i regali che ti hanno spedito e poi ti mando al bagno, sì. E poi facciamo tutte cose perché devo chiudere l'episodio, altrimenti dura una vita. E devi anche andare a trovare tuo fratello Paul per vedere dove si è trasferito e soprattutto con chi si è trasferito. Vediamo un po' che prende. Wow, quanta roba! Altri regali, altri giocattoli per i bambini. E li mettiamo qua, tanto ci serviranno presto. Allora, sì, vai al bagno, dopodiché vai qui e fai altre scelte. Maggiordomo, gestione, licenzia. Mi dispiace, ti amo tanto, ma ti licenzio. Psicopatia, portami via. Ok, perfetto, però aspetta un attimo, niente, arrivederci. Vediamo se riusciamo a. Ok, si è fermato, ce l'abbiamo fatta. Vantati della famiglia, ci parliamo un attimo, vediamo se ora può funzionare. Esatto, cerca di avere un figlio con Sai. Però aspetta, sai che cosa ti dico, Paige? Già che sei partita in settima e non in quarta, fallo in grande stile. Facciamo il tuo primo figlio in grande stile, Paige, nella speranza che funzioni, Va ovviamente, eh? benissimo. Sempre se, se sa mai. Che qui con sti sim è tutta l'incertezza. Let's go, baby! Cacciata, cacciata, Paige. Paige. No, no, co come arrivederci un cazzo? Ma come arrivederci? Ma. Oh, sai, Sandra, ne invita nella lotta attuale. Ma guarda che fatica. Ma ti pare? Ok, è arrivato, perfetto. A ricominciamo. Voglio fare un figlio con Sai. Andiamo a fare un figlio, per favore, che io devo essere la matriarca, quella instabile, quella pazza. Ed è proprio quello che succederà. Dove andate? Uno di qua, uno di là? Perché mi fate queste cose?
Andiamo veloce. Ok, ci siamo. Andiamo. Page mi raccomando. Dove stai? Page mi raccomando. Page mi raccomando. Non lo posso vedere più. E niente. Mi raccomando, ragazzi, eh. Oh, carini. Olè. Che musichetta tutta esotica. Tan tan tan. Ok, la smetto, basta. Ok, fate, fate roba, fate. Quanto mi piace fare un blum blum. Aiuto, nella cascata. Molto molto bello. Molto bello. Olè. Carini. Che carini che sono. Ora ragazza, vieni a fare un test di gravidanza. Facci la magia, Paige. Dai, che lo so che io ti vedo tutta bella pronta. E infatti, Paige in dolce attesa, ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. C'hai già la pancia. Ma hai appena fatto la pipì. Ah, vabbè. Andiamo a riprendere, sai. E poi, ragazzi, la mando da Paul, così vediamo dove si è trasferito. Quindi, ci vediamo direttamente alla casa nuova. Siamo arrivati alla nuova casa Miller, Domus Familiar, a Brindleton Bay. Che tempaccio, Paige non è abituata. E c'ho già la pancina. E comunque andiamo ad avvisare il nostro gemello che sta per diventare zio per la prima volta. E non sarà l'ultimo, ovviamente. Eccoci! Ed ecco qua uno dei coinquilini di Paul. Allora, dai un segno di gratitudine a Paul. Lei è Cleopatra Miller e poi c'è anche Puffolo Miller. Puffolo perché è un po' chiattino sto gattino, ma è dolcissimo. Ciao Gianelle, sì, magari non adesso. Carino, non ricordo Puffolo che marca, che razza è. Comunque, lei è una Sphinx, ma è troppo carina, fantastica. Poi, altre scelte amichevoli, vediamo se c'è tipo... Dai la grande notizia, tipo. Altre scelte. Conversazione, complimenti. Condividi la grande notizia. Paul, divento mamma per la prima volta. Sì. Niente lavori per Paige. Diventerai zio, Paul. Sai come ti sarai bello. Sarai un bellissimo zietto. Dovremmo andare anche da tutti gli altri fratelli? No, perché sennò l'episodio dura tipo 22 ore. Quindi, ragazzi, grazie infinite per essere venuti con me fino a questo punto. Io vi saluto con i gemelli sempre insieme, sono inseparabili e penso che lo saranno per sempre. Ecco, magari se non intoppi mentre io faccio l'outro. Grazie, gentilissima. Detto questo, come sempre vi si ama e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella a tutti!